Abbiamo miseramente fallito. Ma Massimo la rifai, fa Al blocco niente. dello scrittore. Ciao a Ciao a tutti tutti ragazzi ragazzi e ragazze, e ragazze. benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui in compagnia di Giulia. Innanzitutto volevamo ringraziarvi per aver raggiunto i 1000 like nell'altro video. Ci siamo riuniti per girare un altro video insieme. Non è l'haul che vi abbiamo anticipato in quel video là, abbiamo fatto un twist, quindi c'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi lascio qui sotto nell'info box il link all'altro video che ho fatto assieme a Giulia sul suo canale. Vi chiarirà un sacco di dubbi e speriamo anche vi faccia molto ridere perché c'è del trash, raga. Molto trash. Sul mio canale praticamente abbiamo deciso di fare un video in cui acquistavamo bendati sul sito di Sephora. Siamo Raga. andati ad Ariese e abbiamo ritirato il bottino, che è molto pesante, tanto quanto i soldi che prima avevamo in tasca e che ora non ci Che sono più. non pesano più i soldi dopo sto Esatto. video. Andremo ad utilizzare tutto ciò che abbiamo preso online bendati e faremo una full face. Siamo pronti? Sì, Io raga, no. come No, non sono, non no? voglio. Non sei. Madonna, Non io stavo voglio. mangiando il sacchetto. Facciamo anche un piccolo unboxing. C'è questa qui che è la nuova palette di Kat Von D Beauty, che è la Lolita Por Vida. Sono Sbucciala. Valletta? La Io mi sbuccio. faccio un sorso d'acqua a questo boss, raga. Esatto, su cui siamo stati anche molto fortunati, Veramente. perché potevamo tranquillamente capitare su una palette di Denona Che e era la mia paura fortunatamente. da ieri. Cioè, ieri Esatto. sera sono Siamo andata a andati a dormire dormire. pregando. Ho fatto la pregherina. Molto Niente carina. di extra, ma super carina. Tra l'altro abbiamo anche mangiato il Big Tasty ed è stato Ah, La giornata ha avuto senso solo per quello, raga. Esatto. Il Boing Concealer di Benefit. Il primer di Hourglass, che mai avrei detto nella mia vita di provare un primer di Hourglass, Esatto, però e abbiamo ok. deciso di prendere la taglia mini perché questo primer intero costa 66 euro e non siamo così ricchi, per cui No, abbiamo anche deciso perché, di. cioè, io non ho nulla che costi 66 € nella mia collection, non andrò di certo a Io ho prendere un primer. fatto recentemente un video su una certa palette di Natasha Denona, quindi non posso parlare. Tu, Sono infatti, curiosa di provarlo questo primer, però. io non ho aspettative. Poi Che abbiamo cos'è? sorteggiato questo qui che è di Givenchy. Quindi questo video si dà un tono che è il Phenomenize Waterproof Mascara. Al modico prezzo di Cioè, 29,90 euro. 29,90 io per ve un lo vorrei far mascara. vedere. Non esce? No. Come non esce? No, deve uscire. 30 euro di mascara. Vi vorrei far Ma come? vedere, raga, lo L'applicatore. scovolino. Oh, Cioè, è proprio signore. una palla. Come fai a usare una cosa del Io penso che genere? tu debba fare così. Boh, lo scopriremo vivendo, sarà molto interessante. A Tipo un me fa video paura però questa sopravvivenza. Roma. Sai che forse questo è il mascara che aveva fatto Tati nel video, il peggior mascara di sempre. Molto bene. Come fondo ci è uscito questo qua di Clinique, che è l'Even Better Refresh. Com'è carino da agitare così? Guarda come Come si illumina? Più Sì, no, ovviamente abbiamo preso colorazioni più o meno uniche, raga. Alla fine ci o mettiamo un meno, pochino. esatto. Poi non so perché il video ha preso una piega expensive e siamo finiti su. Dior, esatto, abbiamo avuto un problema. Abbiamo fatto il click and collect per far arrivare l'ordine in negozio. Esatto. E il rossetto di Dior non era più disponibile, quello che abbiamo scelto noi. Per questo motivo abbiamo deciso di prendere sempre il rossetto di Dior di un altro colore Esatto, almeno siamo rimasti in casa Dior, non che. abbiamo voluto andare Esatto. su Huda anche se eravamo lì lì, però abbiamo detto Esatto. cerchiamo di essere fedeli, quindi abbiamo preso questo qua, che è il Dior Addicted Lip Tattoo Longwear Color Tint, più lungo no? Che è questo qui nella colorazione 351. Poi, sempre nella pesca miracolosa al buio, c'era uscita questa palettina qua. Per quanto riguarda, perché abbiamo suddiviso tutto in fondo, correttore, contour, blush, eccetera. Esatto. C'era uscita questa qua di Dior, che Giulia aveva già. Non Era uno essendo spreco esatto, andare a sarebbe comprarne stato un'altra. proprio uno spreco spendere soldi per avere una cosa doppiona. E quindi abbiamo detto, ok, i soldi comunque, raga, eh? Utilizzeremo questa qua di Giulia, che è nella colorazione nessuna. Ah, 01. Universal. Nessuna. Tra Tanto alla fine l'altro, abbiamo anche pensato, scusami, figurati. che comunque il punto di questo video era anche il pescare dei prodotti a caso. Esatto, Quindi comunque sì. alla fine è sempre il prodotto che è stato scelto dal destino, Sì, non comunque cambia non è una cosa niente. che io avrei detto devo usare questa qua, onestamente. Esatto. E tra l'altro, avendo fatto la ricerca per categorie, nel discorso cipria, contour e blush, io capo di queste cose, ok. Però c'è qui, eh? Oh.
Si può usare questo per settare. Esatto, il fatto ha voluto che non ci fosse una vera e propria loose powder o compact powder gialla, ma questo kit, e Giulia, io non riesco, Giulia mi fa notare che questa qua probabilmente sì. Potrebbe andare bene per settare almeno il colore. Io non garantisco. Noi ci andiamo a struccare, bando alle ciance, pronti cuochi via. Pronti cuochi via. No. Che brutta situa, raga. Inizio a parlare come te. Io non ce la faccio, io non posso andare in giro con te. Ok, con sommo rammarico di tutti, non andiamo ad utilizzare Piluigi per fissare la palpebra, ma ci atteniamo al regolamento, quindi utilizzeremo il Boeing Concealer Cakeless di Benefit. Beh, fortunatamente comunque abbiamo più o meno gli stessi colori. Sì. Ora penso che, siccome siete pieni di colori volpeschi, penso che andremo a fare qualcosa sull'arancio, quindi credo che utilizzerò come transition shade questo qua. Bello. You like? Mm-hmm. Tu? No, io invece contrario, voglio fare qualcosa su questi toni qui. Beata belli te. Violetti. Beata te. Non la faccio. The pigmentation. Beh. Cut. La pigmentazione direi che ce l'abbiamo. Mi pare anche che si stia sfumando anche molto bene, sbaglio? Ma sì, e mi sembra tra l'altro, ho quella piccola, la prima, mi sembra che sia anche meno secca. Io ti devo dire una cosa. Non hai mai provato nulla di Kat Von D Beauty? Di ombretti no. Vabbè, ma neanche io. Ma Kat Von D, a parte, cosa c'è? Quella forma di chiesa? A Saint and Sinner? Sì. Non è che sia tipo morfia. Cioè, vabbè, lei ha fatto tanto vero. Per la complexion, tanti rossetti lei, eh. Cioè di palette ne fa poche. Poi ovviamente ragazzi, se vedete qualcosa qua dentro questo video che voi avete, scriveteci qui sotto come vi trovate, se vi piace eccetera. Okay. Siamo al secondo, Giulia, cosa usi? Questo qua, carino. Ok, questo qua molto scuro. Anche io, sì. E rispetto al mio arancione che ho messo, un po' meno saturo. Però questo colore non è il massimo, non so tu come lo percepisci. No, su di me no. Non lo so, raga, questo colore scuro... non ti piace? Sarà appunto che mi sono fatto le sopracciglia ieri, quindi ho la pelle un pochino in fuori e non viene super omogenea la stesura. Non ti convince? No. No, ma non mi dispiace, sai. Ok, e adesso? Io voglio usare i glitter. Sì, dai, swatch. Dimmi che è cremosissimo, che c'è già la base, che si attaccherà bene. Oh, yes! No. Che pigmento, zia. No, io pensavo che sarebbero caduti tutti. No. Sono tipo dei glitter, un misto fra oro, verde e viola scuro. Oh. Ce la posso fare. No, vabbè. No, questa è pazzesca. I fucking can't live. Io non voglio più vivere dopo questa. Io sono andata troppo in là, come al solito. Per io non mi sento bene. Cioè, oggettivamente stavo per avere un colpo. Cioè, io penso Ferrero Rocher on the eyes. No, io penso che questo sia il cioè, per quando mi trema la palpebra, amo maremoti. Cioè, guarda le luci. Ecco, qui c'è il problema che... Glitter primer. No, qua c'è il problema che se andate a metterlo nel punto sbagliato, sai come riesci a manovrarli? Però nel senso fa un pochino male con lo scovolino delle sopracciglia. Mamma mia, super bellissimo. Festive, super precious, sì, super precious. È il colore precious. Secondo me per Natale. Sì, perché tipo non è oro. No, è troppo bello. Vai dinamico di brutto, cioè proprio dinamico come colore. Primer. Ok, come primer andiamo ad utilizzare questo qui di Hourglass, che è il Veil, semplicemente primer. La boccettina devo dire molto carina, frosted. Non so neanche che cosa dovrebbe fare. Non so fare. Dove applicarlo. Dovrebbe essere mineral primer, base minerale, mi è chiaro. Ah, non fa niente, bello. Oddio, che strano. È idratante. Guarda come cola, stranissima la consistenza. Non profuma di tantissimo. Allora sono le mani che sanno di acqua micellare. Sì. Maestra.
Ma è blu. È blu? Non è un primer illuminante, tipo l'Avenger. Quanto ne ho messo poi? Anch'io. Ma mi sembra leggerissimamente levigante. Avevo poco. Non mi sta piacendo per niente. Sembra... Perché ho i glitter in testa adesso? Anch'io. Allora, io onestamente non vedo nessun pore feeling. No, pore feeling. Cioè, la pelle... Beh, oddio. Feeling. Tipo però blurring. Mi sta levigante. Esatto. Blurring. Ok, passiamo okay, al fondo. Esatto, andiamo a utilizzare questo qua di Clinique Leave and Better Refresh nella colorazione CN52 Neutral. Vai tu, signora. Signora, non mi puoi chiamare. Ma tu lo applichi tutto sulla spugnetta? Poi lo divido e ne ho preso troppissimo, prendine poco. Io non lo conosco, è la prima volta che lo utilizzo. Io credo di averlo usato una volta. Mamma, il colore mi sembra anche quasi giusto. Io sono proprio quella tipologia di pelle che se gli metti un fondo chiaro se la cava, se gli metti un fondo più abbronzato se la cava. Sì, ma mi sa che non ho messo troppo poco. Ok, via col contour. Io penso che utilizzerò questo colore anch'io qua e un pizzico di questo. Io penso principalmente questo qua. Ok, via. Via. Non è così tanto freddo su di me. No, non fa effetto brutto tipo violaceo. È grigio, cioè boh, è tipo nocciola. Il naso, io mi dimentico sempre il naso. Pure io. Ma proprio tante volte esco tipo anche. Ma guarda che ci sono delle volte in cui faccio peggio. Se mi metto a farlo troppo preciso, troppo attenta così, qualche volta rischio che mi viene il naso storto. Sì. Cioè proprio che mi esce una roba stranissima. Infatti ne faccio poco sulla faccia. Beh, però sono carine queste polveri. Sono belle pigmentate ma non troppo e sono sottili. Beh, poi io queste le ho già provate. E ti dico proprio onestamente, io ho usato soltanto questa qui che stiamo usando per il contouring. Le altre non le avevo ancora provate. Beh, forse ma quella chiara, forse. Ma l'highlighter? Usiamo un ombretto di Lolita. Raga, ci stiamo dimenticate le sopracciglia. Questa è la verità. È inutile girarci intorno. Abbiamo miseramente fallito. Le facciamo off camera? Off camera? O non le facciamo? Le facciamo? E tu ce li hai, io no, zio. Cioè, guardati a te, guarda me. Tu sei a posto, grazie. Sopracciglia, perché si sta alterando la ragazza. Quindi sopracciglia, torniamo per l'highlighter che tireremo fuori da questa palette perché è l'unica. Ci siamo. We are back. Sembro più magra. Anch'io. La parola. Highlighter e poi abbiamo quasi finito. È vero, highlighter e rossetto. Io penso che utilizzo l'una, raga. Farà macchia, I don't care. No, fa no macchia. No, no, io uso quello più chiaro che ho usato anche come punto luce. Usiamo entrambi Precious, sì. Questo qui. Ma è giallissimo. Giallino sì, però magari sono le luci che lo rendono meno giallo. L'ho applicato solo sul brufolo. Complimenti a me. Sì. Sì, vabbè, raga, è carino, però cioè, ha una riflettenza di un eyeshadow satin. Arriviamo, raga, una di queste cose che sembrano tipo, sai quelle pagine su Facebook, cose che ti accorgerai di volere? È super strano che appunto ve l'abbiamo fatto vedere prima, è il mascara di Givenchy. Qua è lo scovolino, cioè proprio super strano. Però è interessante. Ma ruota? No. Ah, va. No. Ha i dentini in silicone, qua sembra strabico in video, scusate. Io faccio provare a lei così. Prima io non ne ho ciglia, perciò non è che... Ah vabbè che... raga, non gira, io pensavo che utilizzandolo la sfera girasse su se stessa. No, io no. Invece dai, semplicemente ha un applicatore che essendo tondo si infila. Non vedo il senso. Cioè proprio perché devo metterci un quarto d'ora a mettere un mascara? Ma è una cosa bougie, è per farti sentire di utilizzare... Però sono incurvate da qua, Quello sicuramente. Cioè si vede, sono un botto incurvate, fanno proprio... Secondo me l'effetto tanto lo vedranno su di te, non su di me. Ma perché ti devi buttare giù così? No, perché le ciglia io non ce le ho. Io dovrei piegarle per averle sempre super... Perché alla fine non sono proprio malvagie. Ma se c'è le ciglia lunghissime, piene, ma cosa vuoi? Ai maschi è molto facile che le cose siano lunghe e piene. Non in quel senso. Sembrava in quel senso. No, intendo... Guarda che ti demonetizzano. A livello di pelo. Che brutto. Le allunga un pochino, ma... Io non sono una grande fan, mi dispiace.
Non fa per me. Preferisco i mascara poco costosi che riempiono bene le ciglia. Cioè, ma poi più che altro qual è il discorso? È proprio difficile da utilizzare. Sì, non è, te l'ho detto, non è comodo, ci vuole una vita. Ah, l'unica cosa che noto è che le allunga, ma le unisce tantissimo e la formula è super appiccicosa. Cioè, mi si incollano le ciglia quando le sbatto fra la parte superiore e la parte inferiore. Bene, quindi mascara di Givenchy lo terrà Luca. Carina. Rossetto? Ora abbiamo il Dior Addict Lip Tattoo colorazione 351. Wow, che jingle pieno di estro. Io avevo provato questi qui e sono stranissime, perché sono super acquosi i liquidi. Ma sai che io sto sbattendo le ciglia e mi si incastrano, cioè si incollano fra di loro e non si asciuga neanche del tutto. Il mascara è la mia persona più odiata del 2019. Givenchy. Sì. Per via. Me no. Via, non hai l'X Factor. Io ti avviso, sono strane sti rossetti. Tanto dopo il mascara a forma di sfollagente, figurati. Ah, Anna Lenta? Credo di sì. Ma che strane. In teoria si asciuga matto. Ma non mi sembra omogeneo. A me non piace. Boh raga, non lo so. Che non dite? Non siamo convinti. Cioè nel senso, non te l'ho mangiato. Che brutta idea. Quindi questi sono i look finiti. Il primer inizialmente schifo, non mi piace la consistenza. Poi una volta che si asciuga è interessante, secondo me è da riprovare. Fondotinta carino da tutti i giorni, idratante, non super coprente, molto naturale effetto seconda pelle. Non lo boccerei, però neanche lo però c'è da dire che se non hai particolari necessità di copertura, certo, non sei sì, super sì. Unto né molto secco, ci cioè, può tipo, stare. Su di me non è brutto, no nel no. Senso la zona dei pori non è eccezionale, cioè non è uno di quelli che io andrei a comprare, ecco, però esatto. Non è brutto, esatto, più che altro una volta finito non lo andrei a ricomprare, no. Poi abbiamo la nostra fantastica palettina contouring di Dior. Secondo me, io già la amavo prima, però solo per questo colore. Secondo me è una gran bella palette. Ti dico, non so se comprerei l'intera palette 50 euro solo per un colore di un contouring. Sinceramente, non cioè, lo so. Cioè, sì, esatto, ragionandola anch'io non penso la comprerei per la powder, per la cipria. Cioè, è una di quelle cose esatto. Che se ti regalano è molto utile, è molto bella, ma sì, se... poi fa figo di Dior, eccetera. Esatto. Però... palettina di Kat Von D, secondo me è molto bella. Molto bella, performa bene, i colori sono veramente molto belli, facili da sfumare. Questo glitter è una bomba, bellissimo. Sì, il glitter è veramente raga da rapina, cioè è bellissimo. Lo shimmer scuro a me non ha entusiasmato più di tanto, però alla fine il look l'ho portato a casa. Quindi è più un discorso di budget, secondo me, perché il transition è andato molto bene, i glitter sono dei bei glitter. Non sono andati in giro sul resto della palpebra come può succedere. Luna, che è proprio la formula tipica di shimmer che piace a me, bagnati, super riflessati, molto dinamici, è veramente tanto tanto bello. Per una persona che ha bisogno di un'unica palette e è amante magari di questi toni un po' aranciati ma anche di questi viola, allora sì, secondo me vale sì, la pena. Sì, è una buona soluzione unica sicuramente. Esatto, però ecco, se avete una makeup collection già ricca, non è una palette evitabile. Che aggiungerei, esatto. Comunque un glitter figo lo trovi. Esatto, se vi ispira vale la pena, se non vi ispira non ci perderei il sonno la notte, ecco. Io vorrei dire una cosa sul primer che... possiamo cioè, dirlo? Cioè, ma sono pazzi! Il prezzo è folle, 66 euro per la bocciatura cioè, intera. Comunque allora se tu mi fai pagare un primer 66 euro... vabbè, deve fare miracoli. Cioè, mi devi ribaltare la faccia. No, è vero. Io non mi vedo né coi pori occlusi, cioè l'unica cosa che vedo è che la base è bella azzeccata e bella compatta. Cioè, non la vedo separata né che fa cose strane. Il fondo comunque non è super liquido, ma è comunque sul liquido andante. Quindi magari hanno legato bene. Però mi aspettavo molto di più, specie da Hourglass e questo certo. Cosino qui, ok? 20 euro. Qui io voglio sprecare tutte le mie energie e frustrazioni perché, cioè, allora, nel senso... 30 euro, Uno sei pazzo, signor Givenchy o famiglia Givenchy, eredi Givenchy. Ma poi come cacchio ti viene? E poi, raga, è proprio non le prende, non... no? Perché secondo me bisogna fare così, tipo...
Ma sì, ho capito, ma è talmente invadente che rischi che ti va nell'occhio. È molto duro, poi c'è la palla, quindi ti tocca anche sotto, non è sottile. Non lo so, non mi è piaciuto proprio, l'effetto è brutto, cioè non le mi allungate. Ha dato niente, cioè preferisco spendere questi 30 euro e comprare tre mascara drugstore e provarmeli tutti e tre e trovarne uno sicuramente migliore di questo. Io ero team mini size di Benefit, e come direbbe Mara Maionchi, non mi sei arrivato. Io vorrei poi dare il colpo di grazia con questo. Sì. Peccato perché la palettina sembra promettente, quella del contour. Questa un po'. A me deve ancora asciugare. Sì, anche il mio non si è asciugato del tutto. Ha un effetto, non ha un full coverage, è molto sheer secondo me. Come, cioè, tipo tinta. Deve come piacere, dice? Perché esatto. Non è un vero rossetto liquido, è una tinta molto leggera, molto... Non lo so, è particolare. Poi magari anche il colore. Però la formula è strana. Però fai i grumetti qui. No, lui non ha fatto i grumetti. Resta molto morbido. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Speriamo un sacco vi sia piaciuto. Sto digerendo un attimo. Fai pure con calma. Mi raccomando, se vi va, andate a vedere il video sul canale di Giulia. Così avrà anche questo video un senso, perché è un sequel, vi completa la trilogia, che poi sono due. Se vi è piaciuto lasciate un like, ci farebbe un sacco piacere, e scriveteci qui sotto in un commentino qual è stato secondo voi il prodotto più figo che ci è capitato, e se l'idea vi è piaciuta. Se vi dovesse piacere in maniera potremmo pensare di farlo anche con altri siti, boh, chi lo sa. Chi lo sa? Ricordatevi anche di iscrivervi ai nostri Instagram, seguirci sui canali. Noi vi ringraziamo un sacco per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!